Allora, questa serie ho deciso di portarla, diciamo, come video occasionale più che altro. Comunque sia, ci tengo a dirvi che magari sto un pochino messo così, ma ci tengo a dirvi che praticamente fra almeno ma massimo di 3 settimane porterò un deck opening. In real life, non sul gioco di carte online, in real life praticamente di due mazzi tematici della prima espansione di Pokémon, diciamo della prima uscita, la prima ristampa. Ho contattato un ragazzo su Facebook che aveva i doppioni, addirittura questi deck ancora sigillati, e ne ho presi due, ne aveva quattro, però i soldi non crescono sugli alberi, quindi insomma ho dovuto accontentarmi di prenderne solo due. Però oggi andiamo ad aprire questi pack. Sono 4 di XY evoluzioni. Uno me l'hanno fottuto un codice, ma io perché sono un coglione, non li scrivo subito. No, li faccio vedere in video, e però poi chi se li prende, se li prende. Ho un booster espansione Esploratori delle Tenebre, se riesco a parlare, e Destini Futuri, sempre della serie bianco e nero, comunque sia. Inoltre vorrei dire che i 36 codici dei pacchetti di Pokémon Sole e Luna sono andati buttati. Il problema è che li avevo messi da parte dentro una busta. Mi sono dimenticato che quella busta la usavo come rifiuti per cartacce e cose varie, e l'ho buttata nella spazzatura ben una settimana fa. Quindi non ci sono più quei 36 codici. Ad ogni modo, vediamo questi qua, riscattiamo questi pacchetti, insomma, vediamo cosa c'è dentro. Allora, praticamente, come ho detto, sarà una serie occasionale, non sarà fissa una volta a settimana o cose così. Però comunque sia, mi piace comunque sia, è abbastanza divertente spacchettare roba. È abbastanza divertente spacchettare roba online. La fuori serie. Ok, un Pidgeot EX, il mio secondo Pokémon preferito, Pidgeot, ma fa niente. Ma sì, Vulpix, Electabuzz, Magmar. Arcanine, ok, Arcanine ce l'ho in real life, quindi non ne sento tanto il peso di non averlo trovato. Magmar e Electrode, ok, apriamo il terzo, il quarto ed ultimo della serie XY, poi passiamo a bianco e nero. Ora, questo è Holo. Ora, a rigor di logica, Abilitrill. Pensavo, dico, chissà, un Charizard, no, perché sono tanto fortunato io, allora dico, sai, troverò un Charizard sicuramente. E invece no. Comunque sì, i pacchetti per la serie XY sono finiti, non ce ne sono altri, ringraziando Dio, o comunque sia Arceus, fate un po' voi, dipende da che parte state. E quindi per fortuna non ci sono più. Vediamo cosa ha da offrirci Esploratore delle Tenebre. Spero qualcosa di interessante, anche perché sinceramente giocare online è quasi divertente. Contro altre persone sarebbe ancora più divertente, ma per il momento spacchetto solo Bisharp. Insomma, niente di che. La caramella rara, che io non mi ricordavo il modo in cui andasse usata. Ho detto che non l'avevo trovata, o meglio, non l'avevo mai trovata spacchettando fino a quel giorno quando l'ho aperta qui praticamente. E l'avevo, ce l'ho, mi sembra, però l'ho presa in una specie di lotto di carte Pokémon comprate su eBay nel 2009. Sì, era un periodo che mi ero rimesso a ricollezionare le carte. E praticamente le prendevo a GoGo. Ed un mio amico aveva trovato Dialga, perché c'era un negozio vicino a casa sua, che non so se esiste ancora, sinceramente, che vendeva articoli elettronici, giochi di carte e quant'altro. E aveva pacchetti del 2003-2004, insomma, della serie Oro, Rubino, Zaffiro, insomma, e anche Smeraldo.
e compravo pacchetti su pacchetti e non usciva mai niente di bello, mentre lui apre un pacchetto di alga. Semplice. È inoltre uscita la seconda espansione di Per Sole e Luna giapponesi, ma non le comprerò perché le aspetto in italiano. Facendo un calcolo veloce, da noi dovrebbero uscire o a marzo o aprile. No, a marzo no, ad aprile. Ad aprile sicuramente. O a maggio, perché comunque sia in Giappone dicembre, gennaio, febbraio. Teniamo, diciamo 3 mesi, per noi verso maggio dovremmo avere il nuovo pack rinforzi praticamente. Si chiama così in giapponese straightening, ma non so se da noi si chiamerà rinforzi. Comunque se vediamo quest'altro pacchetto, cosa abbiamo? Ma sinceramente trovare qualcosa di bello sarebbe anche figo. Sì. Ma insomma, niente di che, a parte quel Peugeot TX che mi ha fatto proprio piangere il cuore. Il mio secondo Pokémon preferito. Comunque sia, per il momento porto solo spacchettamenti online, oltre che in real life. Non so se poi farò mai video di lotte o cose simili, perché per il momento gioco per conto mio contro il computer. Non è che mi interessa portare lotte contro altri giocatori reali. Comunque sia, per questo video è tutto. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito e come in ogni video vi ricordo che in descrizione trovate il link alla pagina di Facebook e alla pagina di Twitter e se non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!